C'è l'ospite low cost, l'ospite luxury e invece non c'è l'ospite no cost, anzi c'è chi ospita in casa di amici e parenti e no cost. Allo stesso modo abbiamo il marketing o il co-marketing no cost. Cosa vuol dire? Quando un ente pubblico crea una strategia di marketing, crea l'opportunità per un operatore di segnalare la propria esperienza, di chiedere informazioni, di partecipare o quantomeno di fornire informazioni tra quelle richieste per realizzare la strategia, quali risorse valorizzate, quali ritenete che abbiano più successo verso i vostri clienti. Insomma, la strategia di marketing è un'opportunità di partecipazione per chi gestisce un'offerta di marketing. Quando si fa una campagna di branding e co-branding, questo è un'opportunità che bisogna fare, capire se nel luogo in cui operate voi c'è qualcuno che sta facendo branding e co-branding, perché potreste farlo insieme a lui. Se è un ente pubblico, alle volte l'ente pubblico va a fare campagne promozionali all'estero. Ci sono diversi strumenti, iniziative pensate proprio per fare marketing all'estero, gli enti pubblici. Non ultimo i caravan tour, quindi le uscite con i camper o con i caravan o con i pullman multimediali allestiti. Beh, è un'opportunità per essere presenti anche voi dove va il camper, sia che vada a Monaco, Berlino o Milano, Torino, Napoli, dove volete voi, ma è un marketing no cost. Quindi anche qua, attenzione a quando qualcuno legge sul giornale campagne di branding e di co-branding dell'agenzia promozione turistica del Salento anziché di altre regioni. Quando qualcuno crea un sistema informativo di marketing è un'opportunità di marketing no cost per voi. Il sistema informativo di marketing, boh, ce ne sono di diversi tipi. Poniamo il caso in cui un sistema informativo di marketing utilizzi dei questionari, di solito sono fatti attraverso strumenti di rilevazione empirici, quindi questionari, quindi strumenti cartacei o telematici, una base statistica e quant'altro, ma partecipare a una di queste campagne di rilevazione, cioè somministrare un questionario ai vostri ospiti, ai vostri clienti, contrariamente a un peso, è un'opportunità di marketing no cost per voi, perché, specialmente come in alcuni casi succede, poi voi di ritorno avete la vostra soddisfazione, o quantomeno la soddisfazione del vostro cliente, è il valore medio del Salento per la vostra categoria ricettiva, ad esempio se avete un albergo. Soddisfazione per la cortesia del personale, siamo a 7. Ah, bene, però vediamo che la media per il Salento o per la vostra località è 8,5. Male. Quindi avete un sistema di benchmark con cui confrontare i vostri risultati. Marketing no cost. Non lo pagate voi, cioè, lo paghiamo tutti ovviamente, paga le tasse, ma a voi non chiedono soldi in più per questo. Marketing no cost. Cataloghi di promozione cartacei, ovviamente, di solito si stampa sulla carta soltanto quello che è più importante. Dove c'è un catalogo di promozione cartaceo, si cerca di capire, si dovrebbe cercare di capire cosa fare per entrare in questo catalogo di promozione cartaceo. Se esiste, è un'opportunità di marketing no cost. Nuovi media, portali web, piattaforme informatiche e quant'altro. Anche qui, laddove io dubito sempre dei portali gestiti dal pubblico, okay. Il pubblico non vive grazie al giro d'affari che creano i business che crea, vive con le tasse, alle volte le sperpera, alle volte le usa bene. Però ogni media tecnologico, in quanto media, è un carro che può portare qualcosa al mercato. È un carro, un veicolo molto potente, ma voi potete caricare su quel carro il vostro prodotto in alcuni casi. E se è così, è un'opportunità di marketing no cost. Newsletter destinata agli ospiti e agli operatori, anche questo è marketing no cost. Quando una località si scrive, che ne so, nel Salento questa settimana, che c'è? Si può fare questo, questo, questo e questo, ma questa newsletter gestita a livello pubblico è un'opportunità di marketing low cost. No cost perché per voi è un'opportunità per far sapere, che ne so, sulle spiagge del Salento quello che voi state facendo. Carte elettroniche per il turismo, abbiamo visto, ce ne sono di 50.000 tipi diversi, con molte varianti, no? L'esempio che abbiamo fatto è quello di Meeting Place Wonderful Copenhagen, ma ce ne sono tanti altri che funzionano, ma una card, qualsiasi tipo di card si tratti, è
è uno strumento per facilitare l'acquisto da parte di qualcuno, da parte di un ospite più delle volte. Ci possono essere card che facilitano l'acquisto di servizi anche da parte dei residenti. Voi fate un corso dei sub, sei residente in Puglia, tu puoi tranquillamente avere delle tariffe preferenziali agevolate per il corso dei sub in Puglia. Puoi anche pagare lo stesso corso come lo paga il turista che viene da Copenaghen, no? Okay. Però è chiaro che se c'è una card elettronica ed è uno strumento che già esiste, c'è la possibilità che voi entriate in una offerta molto più ampia, marketing no cost, anzi scusate, co-marketing no cost, questo è solo co-marketing no cost. Rete di accoglienza diventa dei servizi, ogni punto informativo dà informazioni e dà strumenti di promozione, cataloghetti, bigliettini da visita, rende note eventuali iniziative sul territorio, no? Non solo gli eventi, i famosi corsi, le famose attività, le escursioni e quant'altro. Beh, ogni punto di accoglienza può essere un vostro punto, non dico vendita, perché non possono vendere il vostro servizio in un ufficio pubblico, ma in alcuni paesi come in Spagna si stanno sperimentando forme in cui si prenotano i servizi tramite gli uffici pubblici sul territorio. Non c'è giro di soldi, perché gli uffici d'accoglienza non possono avere giro di soldi, giro di cassa, flussi di cassa, ma il servizio si può prenotare, marketing, anzi co-marketing, no cost per voi. Fiere, docture e workshop, ogni fiera, alle volte, ogni fiera prevede la presenza di operatori del settore, fiere B2C, business to consumer, la B di Milano, WTO Londra, ITB Berlino, ce ne sono centinaia, no? Alcuni consigliano di non frequentare le fiere, hanno iniziato i tedeschi a farlo, perché hanno fatto un calcolo, quello che costa e quello che porta alla fiera. Altri invece sono del parere opposto, conviene assolutamente andare alle fiere, in modo autonomo da quanti contratti stringi, dal valore dei contratti e da quanto spendi. Questo perché le relazioni che si creano in una fiera hanno qualcosa di particolare, no? Ok? Però è chiaro che ogni fiera, ogni EducTour, gli EducTour sapete cosa sono? Sono dei micro eventi, delle date, uno, due, tre, dipende quanti giorni, durante i quali un operatore pubblico ospita giornalisti alle volte, giornalisti della carta stampata, radio, televisione, oppure ospita decisori gruppi, che ne so, responsabili del CRAL, del farmacista dell'Emilia Romagna, provincia di Reggio Emilia, 400 farmacisti rappresentati, quindi, oppure il CRAL delle Ferrovie dello Stato, dopolavoro ferroviario, anziché il CRAL Telecom, anziché... Mi spiego? Quindi gruppi, grandi gruppi. Ecco, li porta qui e fa vedere il territorio. Ogni EducTour prevede delle tappe. Beh, se voi avete le caratteristiche per essere inclusi in uno di questi tour, questa è un'opportunità di co-marketing no cost per voi. Perché il giornalista viene nella vostra struttura, vede se è una struttura che gli suscita emozioni, impressioni positive, scrive gratuitamente, su di voi anche. Co-marketing, no cost. Workshop, anche i workshop, sapete cosa sono i workshop? Sono appunto delle date che hanno una finalità prevalentemente commerciale, in cui si rappresentano, si siedono davanti a un tavolo i buyers e i sellers, quindi tour operator e agenzie stranieri e operatori dell'offerta, in questo caso italiani, del Salento o di altre località, e contrattano, quindi i workshop hanno un programma variegato, ma la base di tutto è l'incontro fra domanda e offerta. Buy Italy è un esempio, Buy Emilia Romagna, Buy Veneto, sono esempi di workshop organizzati da enti pubblici. Opportunità di co-marketing no cost. Sistemi informatici per la fidelizzazione degli ospiti, Customer Relationship Management Systems. Sono fondamentalmente dei software che permettono di fidelizzare, almeno il cui obiettivo è fidelizzare la presenza degli ospiti presso una località, destinazione o struttura turistica. Beh, laddove questi CRM siano gestiti da enti pubblici, queste sono opportunità di co-marketing no cost per voi. Quindi una delle prime cose che dovreste fare quando mettete a fuoco un po' la località in cui vi proponete di sviluppare il progettino di co-marketing è quello di capire
c'è una newsletter per gli operatori nel Salento? C'è una carta elettronica per il turista nel Salento? Come funzionano i punti d'accoglienza delle APT nel Salento? Quanti sono? Dove sono? Reducture e workshop, ce ne sono in programma nel Salento, faccio per dire il Salento, per dire una zona a caso, CRM, ce ne sono? C'è la strategia di marketing dietro, tutto questo nasce da un quadro di riferimento? C'è qualcuno che fa branding e co-branding insieme? Non so, possono essere anche consorzi di produzione di vino o di olio d'oliva o di altri prodotti dell'agroalimentare con cui mi posso agganciare. C'è un catalogo di promozione cartacea? Quali sono i media tecnologici che la nostra zona utilizza? Ecco, da questo primo screening io ottengo una fotografia più o meno dettagliata, in base a come viene fatta, dell'opportunità di co-marketing no cost. Non è che non abbia, che siano no value, non è che siano senza valore, non hanno un costo per l'accesso previsto per gli operatori, ma hanno un valore. Ecco perché è importante valorizzarli, ovviamente. Alle volte, gli operatori non ci pensano, non lo sanno. Ah, ma c'è una newsletter, non lo sapevo. Oppure c'è una card, ah, l'ho saputo oggi, ma è da 2 anni che gira, a me nessuno l'ha detto. Ma come, l'abbiamo avvertito, abbiamo inviato una mail. Ma chi legge le mail? Questi operatori ricevono 10, 20, 30, 40 mail promozionali al giorno. Se nell'oggetto della mail non è ben chiaro che non è una roba a fine di lucro, l'operatore non ha un attimo di esitazione. Quindi ecco, non è che mi meravigli più di tanto quando vedo e sento che il pubblico non risponde alle email. Il sindaco riceve, un'amministrazione riceve decine di mail di pubblicità al giorno, decine di... E la prima cosa che fa è capire se questa è una cosa a fini di lucro o a fini di lucro. Si tratta. Quindi il problema è anche di comunicazione, di interazione. Ok, questa è la cosa che dovremmo fare da quando finisco questa parte in poi, per quanto riguarda lo sviluppo del progetto di co-marketing. Quindi da qui, da queste cose esce la missione, si chiama ancillare, del partner in turistico. È come un servosterzo. Avete presente il servosterzo della macchina? Non è che se non c'è non si fa la curva, se non c'è si fa il decuplo di fatica. Alcune curve, in effetti, specialmente quelle in parcheggio, non si possono fare senza servosterzo. Ecco, il partner in turistico è come un servosterzo, facilita il marketing attraverso il co-marketing e facilita la gestione di attività in comune, il management, attraverso il co-management. Facilita il coinvolgimento sociale. Le persone con problemi di disagio sociale, persone con diversamente abili, problemi di diversa abilità, persone in cerca di lavoro, facilita il coinvolgimento sociale e facilita la co-tutela, cioè facilita la sostenibilità ambientale attraverso la co-tutela delle risorse. Okay? È un servosterzo, non pesta i calli a nessuno, anzi aiuta tutti a far meglio il proprio lavoro. Quali sono le missioni? Ovviamente sono missioni compatibili con quelle delle discipline con cui si interfaccia, in questo caso il marketing. Migliorare il rapporto qualità-prezzo, creare valore nel senso richiesto dal mercato, dal cliente, aggiungere i servizi che mancano ma che vengono chiesti, soldi persi. Ricordatevi, un servizio chiesto e non offerto sono soldi persi. Se voi vi mettete a riflettere ai servizi richiesti e non offerti nella costiera del Salento, anziché nell'entroterra, anziché altrove in Italia, trovate dei colabrodo incredibili. Non soltanto nei siti UNESCO, famosi nel mondo per essere colabrodo, i nostri, 46, quelli che sono, rispetto ad altri. Ricordo che un sito americano rende 16 volte più di un italiano, un sito spagnolo rende circa 8 volte più di un italiano, un sito inglese rende circa 12 volte più di un sito italiano. Noi siamo la pecora nera nella resa dei siti UNESCO, resa economica, soldi, a me interessano quelli. Il passaggio dell'unione che crea la forza alla forza che crea valore. Non ha senso mettersi insieme per attirare soltanto finanziamenti pubblici, non ha senso mettersi insieme soltanto per risparmiare e comprare acqua minerale. Sì, certo, può essere bello risparmiare un centesimo su una bottiglia, ne devo comprare 10.000, sono soldi, ma non basta.
non basta per farci sopravvivere. Dobbiamo passare dall'unione che crea la forza all'unione che crea valore per l'ospite, e anche per il residente, e anche per l'escursionista, e anche per chi ha seconde case in Puglia e viene d'estate, o può affittare la sua casa, con o senza agenzia. E quindi la missione del partnering è quella di facilitare la svolta dal marketing al co-marketing. Sono due robe diverse. Alcune persone con cui lavoro mi dicono non vorrei partecipare a scrivere quel libro, perché di solito quando scrivo qualcosa chiedo sempre a qualcuno se vuole collaborare, perché non è la mia materia. Si occupano di marketing. Come non è nella tua materia? Ma fai marketing solo per le imprese o fai marketing anche per consorzi, reti, distretti, comuni, associazioni di impresa, puntini, puntini? No, faccio anche marketing per loro. E allora quello lì è co-marketing. E come fai tu a imporre a un'impresa, a un consorzio di fare quello che dici tu? O come fa quel consorzio a imporre a qualcun altro di fare quello che dice un progetto? O li coinvolge o si coinvolgono, o non si fa marketing insieme. E così facendo passiamo sopra la volontà delle persone. Una delle cose più importanti in assoluto, la volontà di fare o non fare qualcosa, di entrare o non entrare in un progetto, di pagare o di non pagare per entrare in un progetto, e se pagare, quanto pagare, e quanto pagare per quanto restare, la volontà. Abbiamo passato sopra la volontà delle persone per decenni. Beh, forse è anche per questo che i distretti non funzionano. Per quanto riguarda il management, è richiesta più cooperazione quando la direzione di un consorzio cerca di capire la situazione iniziale. Quando chiediamo ai nostri soci come va, alcuni ci possono dire fate gli affari tuoi, altri ci dicono effettivamente ma abbiamo visto un aumento del fatturato del 5%, un calo del 12%, non lo so. Altri ci dicono abbiamo avuto un calo di più tot presenze in numeri assoluti, e si entra in numeri assoluti che sono la struttura di un progetto. Puoi andare a 200 all'ora, stai andando a 20 all'ora. Questo è un discorso. Tu potresti fare il 100%, stai andando al 20%. Sono due cose diverse. Quindi capire la situazione iniziale richiede la collaborazione da parte dei soci, dei possibili partner. Rendere la comunicazione interna più efficace. Quando arriva un manager turistico in un'impresa che ha delle idee nuove, alle volte il personale lo guarda male. Questo è un rivoluzionario. Anche questo richiede la collaborazione, la cooperazione. Non parliamo poi di quando si tratta di realizzare la strategia di un gruppo. Un'industria chiama tutto il suo personale e dice signori, dobbiamo fare qualcosa per migliorare la situazione. D'ora in poi vi chiediamo di fare attenzione a attenzione al cliente, attenzione alle email, cerchiamo di rispondere il prima possibile entro le 24 ore, attenzione a questo, a quello e quell'altro. Si richiama l'attenzione sui fattori più importanti per gestire il cambiamento. Change management. Senza una strategia il cambiamento è come il capriolo che va per la strada, anzi ha le idee più chiare perché sa che deve arrivare al fiume, all'acqua. Alle volte noi caprioli siamo peggio dei caprioli, che giriamo senza avere le idee chiare dove sappiamo, dove vogliamo andare. Beh, in un'azienda succede questo, ma in una partnership come si fa a gestire il cambiamento quando nessuno può obbligare me a reputare importante una cosa? Anche questo richiede più cooperazione. Gestire il cambiamento, individuare i fattori di successo su cui attirare l'attenzione di tutti, migliorare le motivazioni e la collaborazione, attuare la supervisione. La supervisione, quando si realizza un attracco turistico ad un fiume, per il canoista ad esempio, il comune dà le sue belle specifiche al tecnico e il tecnico fa il suo attracco, può essere funzionale oppure no. Una palestra di roccia per il free climbing, il comune, se la paga il comune, dà le sue specifiche al tecnico, a chi crea la parete di roccia, magari per chi ha finanziamenti europei. Purtroppo non tutte queste opere sono poi utili per il turista, alcune sono fatte bene, alcune male, alcune malissimo. Ecco perché la partnership ha come obiettivo quello di attuare la supervisione. Io so che tipo di cliente avrò in casa e so quali sono i requisiti per una buona palestra di roccia. Quantomeno ti posso aiutare a creare un'opera che sarà ancora più utile di quello che tu pensi. Magari può andare bene anche ai bambini, perché hai tasselli più vicini, anziché troppo lontani. E così facciamo una palestra di roccia che unisce i papà, le mamme e i bambini. Cosa nuova per il Salento. Questa è la supervisione di una partnership turistica.
Mantenere il controllo sulla qualità delle singole iniziative, abbiamo detto, anche qua si mantiene il controllo sulla qualità di quello che si fa. Quando il nostro partner sviluppa un pacchetto, la partnership controlla la qualità di quel pacchetto, diversamente è anarchia. Se è anarchia è meglio che non ci siano responsabili, così le critiche se le beccano tutti, anzi in primis chi non si comporta come dovrebbe. Migliorare lo spirito di squadra e anche quando si tratta di realizzare un'agenda di formazione. Ci sono località turistiche in cui si creano corsi di formazione, su 200 albergatori partecipano 20. Non è mancanza di collaborazione quella, o di cooperazione. Non è mancanza di sensibilità alla formazione. Poi c'è formazione buona e formazione cattiva. Attenzione, quello è sempre stato e sempre sarà probabilmente. Però a parità di formazione, anche realizzare un'agenda di formazione richiede la collaborazione da parte dei soci. Io organizzo un corso per la mia piattaforma in cui ci sono 10, 20, 30, 40 operatori e poi ne vengono due, oppure ne vengono 20, 30, 40, sono due risultati diversissimi. Nel primo caso non c'è la collaborazione, nel secondo caso c'è. Quindi ogni iniziativa che decida sia al marketing sia al management richiede più collaborazione. E qua ovviamente bisognerebbe entrare nello specifico e vedere nei consorzi del Salento quali problemi ci sono a fare queste cose. Si può fare anche un'intervista, probabilmente non la fate qui dentro, a un manager turistico del Salento, a un responsabile del consorzio turistico del Salento, e vedere quali sono, se ci sono problemi che lui incontra nel fare queste cose. Può darsi anche che non incontri. Ma ogni problema, se c'è, è richiesta di maggiore collaborazione. Okay? Come il marketing, ci sono le possibilità di co-marketing no cost, qua ci sono le porte aperte verso la collaborazione da parte di un manager di destinazione, di distretto, di località. Ed è importante perché così la cooperazione si mette al servizio, il partnering si mette al servizio di chi già lavora nel turismo. Non è partire da zero, anzi partire dai risultati. Facilitare il lavoro di chi decide, il coordinamento e l'attività svolta dal management e dal co-management. Una cosa importante è cercare di creare partnership, evitare i problemi a monte, cercare di evitare partnership semplice. Le partnership meno complesse sono quelle di tipo commerciale. Andiamo alla fiera di Berlino, ci prendiamo uno stand, costa 10.000 euro, dividiamo, siamo in 10, 1.000 euro ciascuno. L'albergo costa 100 euro a notte, stiamo due notti, il viaggio costa tot, costi certi. Andiamo e torniamo. Partnership commerciali di breve termine. Le partnership più complesse sono quelle strategiche, quelle che hanno un piano dietro, che hanno un progetto dietro. Le partnership verticali, provincia, comune, okay? O stato, regione, sono le meno complesse. I risultati che producono sono diversi ovviamente, ma sono le meno complesse, le partnership verticali, tra, che ne so, una filiale di un'azienda nel Salento e la sua casa madre, che può essere a Milano, Roma, Torino, dove volete voi, o Londra, le partnership verticali, cioè la sussidiarietà, quella che nel trattato di Maastricht si chiama sussidiarietà verticale e orizzontale, no? Quelle lì sono le meno complesse. Le partnership orizzontali, quelle tra soggetti simili, tra alberghi, albergatori, tra agenti immobiliari, tra comuni, tra le reti, tendono a essere un po' più complesse, orizzontali, perché aumentano i nodi, quindi le possibilità di avere decisioni diverse in punti diversi. Le partnership industriali sono quelle che vedono operatori che hanno dimensione internazionale, Alpitour, TUI, oppure Alpitour, Trenitalia, oppure Trenitalia, Telecom, soggetti che hanno una dimensione nazionale forte e anche internazionale, soggetti industriali, sono le meno complesse. Perché? Perché dietro c'è una mentalità manageriale, numeri, in base ai numeri ci muoviamo, non ci sono numeri non ci muoviamo neanche. Okay? C'è una cultura omogenea. Le partnership più complesse sono quelle territoriali, per la cultura della partnership è più difforme. Voi sapete che cos'è il partnering qui dentro, fuori da quest'aula pochi lo sanno, molti sanno cos'è il marketing. Il co-marketing è già una novità, giusto? Quindi voi siete già una punta qui dentro, fuori da questa stanza. Fuori da questa stanza siete già una punta.
altri sanno cos'è il marketing, altri invece sanno cos'è la vendita, altri sanno non interessa il fatturato, il resto sono, tutto il resto è noia, dice Califano, no? Partner settoriali, le partnership tra operatori dello stesso settore possono essere turismo, possono essere artigianato, possono essere agroalimentare, perché c'è un vocabolario comune alle volte. Quando si parla di partnership tra produttori di olio, c'è una cultura comune, un attaccamento, una materia prima comune, un prodotto comune, costi, la struttura dei costi è molto simile, la struttura delle vendite, dei mercati può cambiare, il processo di produzione però è più o meno quello, la macina, le varie fasi di lavorazione, c'è una cultura comune. Partnership settoriali. Quando le partnership uniscono operatori di due settori tendono a diventare più complesse, cioè sono intersettoriali, tendono a diventare un pochino più complesse. Non ultimo perché manca un glossario comune e bisogna crearlo e bisogna avere pazienza per farlo perché non si ottiene risultati così. Le partnership logiche e quelle interlogiche. Le partnership logiche sono quelle che uniscono operatori che hanno la stessa logica. Quanto costa, quanto rende. Più spesso sono operatori privati. Il pubblico invece tende a ragionare così. Quanto mi dà visibilità e quanto mi fa avere contributi o risorse pubbliche? Il sindaco o l'assessorato. L'associazionismo invece è quanto mi permette di valorizzare le risorse che ho senza troppa fretta, perché con i mezzi che ho e con il volontariato che ho, cioè a costo zero, non posso fare miracoli. Sono logiche diverse. Le partnership logiche, cioè quelle che uniscono operatori che hanno la stessa logica, sono meno complesse. Le partnership che uniscono il pubblico al privato sono le più complesse. Non ultimo perché il sindaco dopo un po' di anni scade. L'operatore, se continua a avere l'impresa, non scade. È quello un bel problema. Però è chiaro che anche quelle sono utili. Le partnership progettate, cioè quelle che hanno uno schema di progetto dietro, o razionali, sono dette anche razionali, hanno un disegno che dice cosa vogliamo fare. Poi ci sono le partnership che chiamo emotive o non progettate, emotive. Ci mettiamo insieme, stretta di mano e via. Stretta di mano non vuol dire fare patti chiari, e senza patti chiari non facciamo gli amici cari. Allora, il progetto e l'accordo e il contratto di rete sono la base, l'ABC, per una partnership progettata. Più noi rimaniamo da questa parte della partnership e meno incontriamo problemi. Quindi io consiglio sempre di partire da questo tipo di partnership qua. E poi, in base al numero, ai risultati, ai costi che spendiamo, ai soldi che spendiamo e ai risultati che abbiamo, di spingersi un pochino in là. Questa mia cautela è condivisa anche da altri. C'è un professore di Catania, Giambattista Dagnino, che è uno dei più grandi esperti di competizione. Vi ho visto ieri più o meno molto velocemente in cenni cosa vuol dire. Lui chiama, insieme a una professoressa della Bocconi, dicono è molto importante avviare alla competizione all'inizio di tipo diadico. Dyadic competition, cioè ci mettiamo insieme in due per fare una cosa, vi ricordate? Dyadic competition, siamo in due per fare una cosa. Questa strategia è condivisa anche da un matematico russo, Anatoly Rapoport, che è uno dei primi ad aver sviluppato una strategia step by step per passi incrementali della cooperazione. E obiettivo, impegno, risultato, ampliamento dell'obiettivo e dell'impegno, risultato, verifica, ampliamento ancora, ridimensionamento o continuità della cooperazione, dell'impegno e dell'obiettivo. Ci basiamo sui risultati, poi vedremo come si fa a basarsi sui risultati se non si è ancora iniziato a cooperare. Bella domanda. Questo è uno delle cose di cui ci occupiamo. Quindi, partnership diverse raggiungono livelli di complessità diversi. Ecco perché alcuni sono veramente delle cose ingestibili. Per quanto riguarda il partnering, invece, come sappiamo, è nato nel 97. Il partnering non turistico è una disciplina che ha per effetto l'aumento del vantaggio competitivo dei partner basato sull'acquisizione di bassi.
Ecco, il vantaggio del partner turistico è che si basa sulle buone prassi, su un metodo in fase e passaggi e su analisi dei risultati. Quindi dal partner turistico ci limitiamo a sviluppare la parte del co-marketing, non è quindi co-management, non è responsabilità sociale, non è preservazione delle risorse. Il co-marketing ti può diventare anche questo, come abbiamo visto. Un rapidissimo cenno a che cos'è il co-management, abbiamo detto. Co-management è gestire cose insieme ad altri, non è fare marketing, è gestire. Quindi, ad esempio, scambiarsi informazioni su prodotti sviluppati dai concorrenti migliori. Due imprese che gestiscono un centro visita in una grotta, in una cavità naturale, due società che gestiscono centri visita in una grotta, in una cavità naturale, si uniscono per fare marketing con marketing. Cosa fanno? Scambiano informazioni su quello che viene fatto nelle grotte, non lo so, in Canada, in Inghilterra, in Sardegna, vicino a casa, e imparano come gestirsi al meglio i costi di produzione, come ottimizzare i tempi, quali tecnologie usare, cosa cambiare nel modo in cui organizzano le attività, eccetera, eccetera. A breve termine, cose che si possono fare velocemente, scambiarsi informazioni. A medio termine, per negoziare convenzioni per forniture di medio periodo. Io ho visto che si fa la pet therapy in grotta, oppure si fa degustazione di vino in grotta. Stagionatura e invecchiamento di vino in grotta. Alcune cantine lo fanno già, in Toscana, ad esempio, vicino a Siena. O altri tipi di attività ancora. Allora, quale operatore serve per un, non lo so, un corso di speleoterapia? Abbiamo un operatore di speleoterapia che ci può aiutare per valorizzare una grotta? Oggi la grotta è soltanto visitata, ma c'è la possibilità di far diventare una grotta un luogo di recuperare salute, la speleoterapia ce lo insegna, ma con chi stringere una convenzione per forniture di medio periodo? Punto di domanda. A medio e lungo termine, progettare prodotti nuovi sulla base delle richieste del mercato. Magari percorsi speleoterapici personalizzati, ad esempio, anziché altra cosa ancora. Ok? Responsabilità sociale, qua non abbiamo tempo, tutela delle risorse neanche, e a livelli di partner turistico. Allora, qua corro velocemente, vediamo se c'è. Qua corro. C'è un livello buone prassi, un livello, quindi la prima cosa da fare nel panel turistico riguarda la sensibilizzazione degli interessati e l'opportunità, ma anche gli svantaggi tra delle cooperazioni prima di iniziare a lavorare insieme. La fase passaggi, l'ascolto per dar vita al circuito, ascolto, sensibilizzazione e interazione, e poi analisi costo risultati, analizzare e individuare le necessità reali dei possibili partner su cui far leva, eccetera, eccetera. Quindi questo per dire che sono tre livelli. Questo corpo, questa è la sensibilità degli imprenditori, su cui non abbiamo tempo di fermarci. Entriamo nel co-marketing turistico. Domande? Allora, però adesso siamo 12:21, abbiamo un'ora e mezza. Allora, o voliamo sul co-marketing turistico, il che sinceramente mi dispiace un po', anche perché poi oggi non possiamo fare tutto oggi, no? Però vorrei andare avanti anche con la pratica, possibilmente, oltre che con il metodo. Direi che questo qua possiamo tenerlo per domani. E adesso riprendiamo l'esercitazione. Ok? Va bene? Domande su quanto abbiamo visto finora? Allora, il partner turistico è il co-marketing, e il marketing turistico fanno sì che noi dobbiamo avere a che fare con le persone. Le persone. Ecco, quindi scordiamoci la certezza del risultato. Scordiamoci di avere ben chiare le cose. Non è fare 1+1=2. Quando è di fronte a una persona non devi dar mai per scontato niente. Quindi, però devi sapere bene come gestire il rapporto, come creare una relazione con questa persona, con il tuo ospite, con il tuo cliente e con l'operatore che crea poi la partnership insieme a te. Alcune cose, quindi è una cosa complessa. Diversamente dalle cose complicate, se dobbiamo andare in orbita uno shuttle, ci sono 5 coordinate da tenere bene in mente. Ecco, un'equazione
si risolve al centimetro. Se dobbiamo sapere la traiettoria, cosa farà una persona dall'oggi al domani, non c'è operazione che tenga. E quindi noi siamo molto più complessi di uno shuttle, se permettete. Quindi rassegniamoci a questa complessità. Bene, allora riprendiamo un po' la questione di ieri. Allora, gruppi di lavoro sono questi. Io direi, piattaforma, tour operating. Siete in 5 anche stamattina? Allora, vi mettete qua per cortesia, non sparpagliamoci in più stanze perché diventa poi una caccia al tesoro per me starvi dietro. Basta non urlare, parlare a bassa voce in modo che ci si possa comunque lavorare. Quindi siete in 4-5, potete girare uno verso l'altro e cominciare a mettere a fuoco, partire dal nome. Se il nome del progetto rimane quello, se cambia. Progetto numero 1. Numero 2, ospitalità diffusa. No. Minestroni. Allora, o il 2 o il 3. Cioè, o fate uno o fate l'altro, però. Potete unirvi, ma fate o uno o l'altro. Ah, allora, il progetto 2 è ospitalità diffusa. È già partito, ma? C'è bisogno di una spinta marketing. Beh, tu siamo, cioè, il marketing è lì per quello, per tutti. L'idea progettuale del 2? Non sento bene. L'idea del 2 consiste di poter sviluppare ormai è un casotto, cioè si crea confusione, forse più dovreste scegliere o il allora l'uno è il contenuto, social web il 3, social web marketing è il media, giusto? Sono proprio due robe diverse. Io scegliete voi su quale dei due, potete scegliere o uno o l'altro, ma allora, adesso non facciamo la nota di chi fa cosa, però voi sapete, allora, il gruppo 2 non lo fa nessuno, il progetto 2? Ok, allora il progetto 3, potete andare qua davanti, per favore, così state anche voi. Sì. Allora, piattaforma tour operating è un progetto che beh, è già pieno, quindi è una piattaforma tecnologica per commercializzare servizi sul territorio verso gli ospiti. Il progetto ospitalità diffusa ha come oggetto lo sviluppo di imprese nell'ospitalità diffusa, come alberghi diffusi e altro. Il 3, come dice il nome, lo sviluppo di gruppi di discussione sul social, sul web. Il 4, l'ecomuseo, quindi un, okay, il museo diffuso. Non sento niente. Ok, ma adesso mi scrivete, fate una cosa, allora, per favore, cortesia. Ogni gruppo mi scrive il nome del gruppo, un foglio, nome del gruppo e le persone presenti oggi nel gruppo. Massimo 5 persone per gruppo, quindi voi potete scegliere un gruppo
sulla base di quello che sono i temi. L'ecomuseo, dicevo, l'ecomuseo sappiamo cos'è, un museo del territorio, aperto al territorio, a partecipazione e quant'altro. Il rinforzo del prodotto eventi, cioè le fonti di reddito legate agli eventi. Poi la parte di incubazione di impresa, però c'è già il gruppo, e poi un museo, l'ecomuseo navale, però oggi chi dovrebbe lavorarci Getty, lavora con l'ecomuseo. No, no. Ecco, allora per cortesia, quanti siete? Un gruppo, due. Voi siete in tre, e poi? C'è quattro. Con chi sceglie lei? Perché non ce n'è uno con cinque. Quindi potenzialmente meglio quattro, però se ce n'è, se lei ci agganciasse al gruppo con tre, fa la cosa giusta. No, chi vuole lavorare in pace da solo può farlo. Chi vuole lavorare in compagnia, lavora in compagnia. Il metodo è lo stesso, il metodo non cambia, le variabili poi vediamo sono le stesse. Scusate, allora per cortesia, mi fate una cortesia, ogni gruppo scrive una foglia di carta, il nome del progetto e il nome e cognome delle persone. E io tra 5 minuti passo e lo recupero, ok? Sì. Ok, avete il foglietto? Sì, solamente che io poi ho fatto parte di questo modulo. Mm. Thank you.
Thank you.